Sono passati pochi giorni dalla fine di IFA 2017, dove Sony ha presentato le sue varianti flagship XZ1 e XZ1 Compact. Oggi parliamo di XZ Premium, l'abbiamo portato con noi durante la fiera e abbiamo eseguito quasi tutti i nostri video e tutte le nostre fotografie. Il vero top di gamma, quello che resta, il top di gamma del produttore giapponese. La carta d'identità ci parla di Snapdragon 835 come processore, il primo display al mondo da 5,5 pollici con risoluzione 4K e tecnologia HDR, una fotocamera da 19 megapixel che comprende nel reparto video la modalità super slow motion a 960 frame al secondo. Andiamo a conoscere allora il nuovo Sony XZ Premium sul canale YouTube di Cellulare Magazine. Ed eccoci allora a conoscere il nuovo Sony XZ Premium, il modello più evoluto della famiglia Xperia. Come vi dicevo nella fase introduzione, siamo tornati da pochissimi giorni da Berlino, dove durante l'evento IFA Sony ha presentato XZ1 e XZ1 Compact, che di fatto sono le declinazioni con display di differenti dimensioni del medesimo prodotto, perché condividono la stessa scheda tecnica, a parte alcuni dettagli che riguardano appunto la dimensione e la risoluzione del display, ma nei fatti sono tre smartphone assimilabili per la potenza nell'utilizzo quotidiano. XZ Premium è però il top di gamma, quello che esprime ad oggi ancora le migliori potenzialità in casa Sony, lo è anche da un punto di vista prezzo, perché si avvicina agli 800 euro di prezzo, 769 euro mi pare che sia il listino, quindi un prodotto importante, importante anche perché ha delle caratteristiche in alcuni tratti assolutamente esclusive. Adesso andiamo a conoscere. Intanto vi do il ben ritrovato sul canale YouTube di Cellulare Magazine, vi saluto, sono al solito Ivan Paparella. Partiamo dal frontale, dove troviamo assolutamente l'elemento trainante, la chicca di questo XZ Premium, che è il display. Un pannello IPS con diagonale da 5,5 pollici, risoluzione 4K e tecnologia HDR. Un display che definire straordinario è quasi riduttivo, bellissimo nella riproduzione di qualsiasi immagine, dettagli davvero incredibilmente percepibili, è vero, probabilmente è un'unità addirittura sovradimensionata per i normali utilizzi del display, ma certamente rappresenta un'avanguardia alla quale probabilmente ci abitueremo rapidamente anche su altri smartphone. Si comporta bene praticamente in tutte le circostanze di utilizzo, anche all'aperto. Nella parte superiore troviamo la capsula auricolare che è incastonata in queste bande, lo vedete sia nella parte superiore che inferiore, sono piuttosto abbondanti, probabilmente sia ancora un po' in controtendenza con gli attuali canoni estetici di altri smartphone che intendono a occupare tutta la superficie frontale del display, ma personalmente trovo che il design dei prodotti Sony sia assolutamente riconoscibile, personalmente mi piace moltissimo proprio per via di questi angoli così pronunciati, dà una sensazione di solidità, forse anche di serietà al prodotto, che trovo davvero interessante. Certamente è oggettivo il fatto che forse gli spazi potevano anche essere un filo più ottimizzati. Buona la resa della capsula auricolare per ciò che riguarda il volume, che è piuttosto alto, ancora meglio la qualità dell'acustica percepita durante le conversazioni. Abbiamo una fotocamera frontale con lente f2.0 e al solito i sensori. Nella parte inferiore il discorso si ripete, perché abbiamo una sostanziale simmetria per ciò che riguarda il design di questo XZ Premium. Troviamo lo speaker di sistema nella parte inferiore e frontale, vedete che c'è proprio una perfetta simmetria di disegno, i due speaker funzionano in maniera stereofonica quando ascoltiamo dei contenuti multimediali, durante il viva voce invece va solo quello inferiore e con delle prestazioni non esattamente eccellenti per ciò che riguarda il volume, che non è altissimo. Nella parte inferiore abbiamo il connettore USB di tipo C, il microfono principale, nella parte superiore abbiamo il jack per le cuffie da 3,5 mm, mentre sul profilo abbiamo a sinistra questo sportellino che ospita la nano SIM e la scheda micro SD. Nella parte di destra abbiamo invece il controllo del volume, il pulsante di accensione che incorpora un fingerprint perfettamente funzionante ed affidabile e, caratteristica storica dei prodotti Sony, il pulsante di scatto a doppia corsa, a metà corsa fa fuoco e con una pressione prolungata invece fa lo scatto. Lo trovo sempre molto comodo, soprattutto in alcune situazioni. Parte posteriore, vedete che c'è questa finitura
particolarmente curata, lucida la finitura, ci sono anche altre colorazioni, ce n'è una silver che addirittura sembra diventare uno specchio nella parte posteriore, ha l'unico difetto di trattenere un pochino le ditate, vedete che tende a sporcarsi abbastanza precocemente. Fotocamera, altro elemento di grande interesse di questo XZ Premium, il sensore è da 19 megapixel con lente f2.0. non solo, il processore Bionz incorporato è lo stesso che utilizziamo, che viene utilizzato, che troviamo anche sulle fotocamere ben più evolute di casa Sony, garantisce anche una potenza di calcolo tale da supportare la acquisizione di video fino a 960 frame al secondo con risoluzione HD, un risultato davvero straordinario. Poi vediamo anche qualche esempio che abbiamo girato. Flash LED naturalmente a supporto della fotocamera, ovviamente la parte video può contare anche sulla risoluzione 4K in acquisizione. Nella parte posteriore, sotto la scritta Xperia, c'è anche la segnalazione del chip NFC, batteria oltre 3200 mAh, una batteria che non ottiene risultati record, ma delle prestazioni assolutamente buone, si arriva a sera senza il minimo problema, quindi anche l'autonomia è preservata. È uno dei primi Sony dopo lo Z3, che è un telefono che ho apprezzato veramente tantissimo, che sembra aver ritrovato un equilibrio anche per ciò che riguarda le prestazioni e l'autonomia. Oggettivamente la batteria è abbastanza ampia, pur senza raggiungere livelli esagerati, ma l'ottimizzazione con il reparto hardware garantisce un intera giornata di lavoro senza il minimo problema. Parlavamo di hardware, intanto vi dico, forse non l'ho detto, che il peso è poco sotto i 2 etti, siamo a 195 grammi e lo spessore è appena appena sotto gli 8 mm. Parliamo del reparto hardware, apriamo CPU Z, dove troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 835. Processore di straordinaria potenza e in grado di esibire una rapidità di calcolo non comune, octa-core che può girare fino a 2,5 GHz nella bancata dei quattro processori principali, si arriva invece appena appena sotto i 2 GHz per la seconda bancata, quella che provvede alle esigenze meno esigenti, scusate il gioco di parole, per ciò che riguarda la potenza di calcolo. Ci sono 4 GB di memoria RAM, 64 GB di memoria integrati che potete espandere con schede microSD, naturalmente c'è il wifi, il bluetooth, un ottimo GPS, la parte dati può contare addirittura fino a 1 gigabit in download. Ho provato questo Sony, lo stiamo provando veramente da moltissimo tempo con diversi gestori, e con i gestori supportati ci sono delle prestazioni durante il download da far stropicciare letteralmente gli occhi, davvero un'ottima resa. Android 7 a bordo, su cui gira la classica interfaccia di Sony, che in realtà prevede un leggero riarrangiamento estetico delle icone e alcune app inserite, c'è davvero poco altro. Di fatto il sistema operativo è molto vicino a una distribuzione stock di Android, lo vedete anche dalla grafica. Il risultato che Sony riesce ad ottenere, non certo soltanto su questo XZ Premium, perché credo che sia una caratteristica oramai storica degli smartphone Sony, è quella di avere un prodotto molto ben ottimizzato, con le cose di base necessarie a chiunque, con l'intervento anche dei servizi storici di Sony, ad esempio per ciò che riguarda la musica, i video, ma il sistema operativo resta estremamente leggero, e quando viene accoppiato a un processore come quello che stiamo utilizzando in questo caso, cioè lo Snapdragon 835 di Qualcomm, abbiamo un mix che trovo esplosivo. La sensazione di reattività di questo XZ Premium è davvero impressionante, sembrano non esserci i tempi morti nell'apertura delle applicazioni, nella gestione del multitasking, uno smartphone davvero che dà un gusto e una sensazione di potenza non comune. Personalmente azzardo dire, forse l'esperienza d'uso più impressionante da questo punto di vista. Cosa vi posso segnalare? Boh, vi dicevo, non c'è moltissimo qui. Muovendosi verso sinistra ci sono le ricerche recenti, alcune applicazioni consigliate dal produttore. Qua invece ci sono le nostre applicazioni, quelle che abbiamo realmente installato, possiamo anche riordinarle a nostro piacimento per come le utilizziamo, ma davvero si ha a che fare con una soluzione estremamente semplice. Vi ricordo che essendo Android 7 c'è la possibilità di gestire ad esempio il multitasking evoluto, quindi tenendo premuto il pulsantino e facendo
la classica pressione, potete attivare anche la modalità in multi Windows. Vi parlavo prima del fingerprint che è incorporato nel pulsante di accensione, una soluzione abbastanza inusuale, anche questa, che trovo particolarmente riuscita, perché è vero, forse bisogna un po' abituarsi rispetto ad altri dispositivi che hanno il fingerprint o frontalmente o nella parte posteriore, però di fatto qui eseguiamo l'operazione di sblocco con un'unica azione, quindi basterà poggiare e premere il pollice in questo caso per sbloccare in maniera fulminea lo smartphone. Io ho istruito anche l'indice della mano sinistra, perché di norma quando si impugna lo smartphone con l'altra mano è più facile, essendo il dito in opposizione lontano, si raggiunge in maniera estremamente semplice. L'efficacia è garantita, è un sistema estremamente estremamente affidabile. Bene, vediamo di eseguire i nostri consueti test. Partiamo dalla parte telefonica. Chiamiamo il 133 perché abbiamo una SIM di 3 a bordo di questo Xperia. Benvenuto in 3. Grazie alle reti Puoi utilizzare la tua offerta 3 anche in roaming nazionale. Allora, la parte telefonica è abbastanza affidabile, un livello di ricezione intermedio, forse non il migliore provato in questi periodi, ma funziona piuttosto bene. Adesso vi ripeto, ho usato anche per tutta la fiera, per IFA, questo XZ Premium, anche per registrare i nostri video e per caricarli in tempo reale. Non ci sono stati problemi, quindi la ricezione è buona, pur senza essere eccezionale. La parte telefonica ha una qualità molto molto valida quando si parla in maniera convenzionale, quindi con la capsula. Il viva voce ha una qualità acustica buona, ma un volume che avrei gradito leggermente più alto. Probabilmente ci sono ancora alcuni dettagli che riguardano la schermatura dello smartphone, tutte le varie membrane a protezione delle componenti, per ciò che riguarda la resistenza all'acqua. Ricordo che questo XZ Premium è IP68, certificato IP68. Quindi forse c'è il volume che non è altissimo. Funziona molto bene invece il compositore telefonico. Andiamo a vedere la navigazione internet. Siamo sul nostro boh, vediamo, apriamo questa notizia che riguarda il Google Play. In questo momento stiamo utilizzando la rete 4G del gestore. Velocissimo a caricare i contenuti, a riformattarli. Cosa vi posso dire? La navigazione internet è estremamente gratificante perché è velocissima, sembra, come vi dicevo prima, non avere tempi morti durante l'esecuzione di qualsiasi tipo di operazione. Andiamo a vedere in ultimo la fotocamera. La fotocamera rappresenta senza dubbio uno degli elementi in cui Sony crede di più. Ricordo la notevolissima capacità di produrre sensori per moltissime macchine fotografiche, non solo del mondo degli smartphone, quindi un reparto in cui la tecnologia di Sony è assolutamente all'avanguardia. Ho utilizzato il pulsante di scatto con la modalità completamente automatica. Vedete, il fuoco è estremamente veloce, in questo caso si è puntato nella parte centrale. Allora, facciamo una cosa, facciamo una rapida carrellata sulle caratteristiche strutturali e funzionali della fotocamera, poi vediamo anche come sono gli scatti. Allora, abbiamo la modalità automatica Plus, lo vedete contraddistinta dalla I e con quel più sul fianco qui nella parte di sinistra. Facendo questi semplici movimenti potete accedere alla modalità manuale. C'è poi la modalità video o le applicazioni creative, quelle per ottenere delle immagini molto particolari. La modalità manuale, secondo me, poteva essere un filo più estrema. Non mi sono piaciute tantissimo le regolazioni per ciò che riguarda i tempi di esposizione, avrei gradito qualche cosa in più. E Sony, forse ha ragione, ritiene che non sia necessario il supporto per i file RAW, il file grezzo che può essere poi lavorato in post-produzione. Di fatto abbiamo una modalità manuale che ci consente di lavorare sui parametri fondamentali, ma non in maniera completamente approfondita. Di fatto è una sorta di modalità automatica sulla quale possiamo lavorare. Mi ricorda la modalità P
delle fotocamere, quella dove diciamo che noi possiamo tirare la coperta da una parte, lo smartphone, la macchina fotografica lo tira un po' dall'altra. Comunque abbiamo l'utilizzo di tutte le potenzialità del sensore, sia in modalità manuale che in automatismo superiore, quindi possiamo utilizzare la piena risoluzione in tutti i casi. Modalità video che può contare anche sul 4K, ma soprattutto su questa particolare modalità dello slow motion. È attivato in questo caso il super rallentatore. Se premiamo sul bulloncino qui a destra, ci compare la modalità rallentatore. Possiamo scegliere diversi tipi di super rallentatore, o un unico fotogramma rallentato, oppure un video che parte in maniera normale e poi diventa rallentato per una porzione di tempo, o una registrazione più lunga ma con il frame rate leggermente più basso. Leggermente si fa per dire, siamo a 120 frame al secondo. Andiamo a vedere quali sono i risultati. Apriamo la galleria, scusate, per comodità apro Quick Pick. Allora, questa è la foto che abbiamo appena scattato. Le condizioni di luce sono abbastanza buone in questo momento perché il tavolo su cui stiamo lavorando è molto illuminato. Avete visto da voi che c'è una resa del motore di messa a fuoco estremamente valida. Questa è una mangiata dell'altra sera in un ristorante messicano, dove secondo me si possono vedere gli unici reali limiti di questa fotocamera. Sony ha utilizzato un sensore piuttosto carico di pixel, abbiamo 19 megapixel, ma soprattutto una lente f2.0 che in senso assoluto è abbastanza luminosa, ma è un po' meno luminosa di altri smartphone che abbiamo provato anche di recente. Il risultato è secondo me quella frazione di secondo in più nello scattare quando ci sono le condizioni di luce non eccellenti, che far sì che l'immagine non sia perfettamente nitida quando appunto le condizioni di luce non sono perfette. Forse una lente leggermente più luminosa o un sensore meno carico di pixel aiuterebbe a far rendere questo reparto fotografico, che ha delle caratteristiche strutturali assolutamente da primo della classe, caratteristiche che sono assolutamente ben visibili quando si scatta all'aperto. Allora, volevo farvi vedere. Allora, vediamo qualche altra fotografia. Questa è una foto con le modalità creative. Vedete che c'è una saturazione molto importante del colore. Questa invece è fatta con l'automatico. Ci sono delle differenze abbastanza percepibili. Abbiamo utilizzato, vi dicevo, questo XZ Premium proprio come strumento di lavoro nel corso di IFA, per fare le foto, per fare i video, per condividerli in maniera velocissima anche sui nostri canali. Ecco, queste sono delle immagini scattate all'interno dell'ambiente feristico. Guardate invece questa resa come più omogenea, come il rumore digitale creato dal sensore sia assolutamente più contenuto. All'aperto certamente c'è una maggiore uniformità di prestazioni. Ecco, questa è proprio la presentazione di XZ1 di cui vi parlavo poco fa. Volevo vedere qualche immagine scattata completamente all'aperto, una macro davvero ben riuscita, bene l'interpretazione del colore, il rosso non è eccessivamente saturo, direi che ci sono anche in questo caso delle caratteristiche assolutamente positive. Ecco, qui sono delle prove fatte i primi giorni. Questi sono gli scatti con la modalità predittiva, quando lo smartphone vi propone quale scatto voler scegliere da una sequenza di scatti per scegliere poi quello migliore. Di fatto cerca di prevedere la modalità di scatto che volete utilizzare. Ecco la modalità di slow motion. Mi sono portato al parco qualche giorno fa uno di questi giocattoli dei miei figli. Il video inizia in modalità normale. Ecco, è rallentato in questo momento. Guardate come decresce in maniera impressionante la velocità, ma soprattutto si riesce a percepire il movimento, il dettaglio di quello che sta succedendo. Lo potete utilizzare con scopi creativi davvero divertenti in moltissime situazioni ed è una funzione piacevolissima da utilizzare. Piacevolissima come tutto questo XZ Premium, uno smartphone che certamente si fa notare
è impossibile, praticamente impossibile confonderlo con altri dispositivi, perché il design, pur non essendo giovanissimo, perché Sony utilizza questo design da un sacco di tempo, continua molto a piacermi, lo trovo molto bello ed elegante. C'è una notevole sensazione di solidità e di caratteristica premium, è un prodotto piacevolissimo da maneggiare e anche da esibire. Vi dicevo prima che forse c'è un po' di incongruenza tra l'area complessiva dello smartphone e quella occupata dal display, forse si potevano ottimizzare un po' gli spazi. Molto bene per ciò che riguarda la resa della batteria, ma soprattutto per l'efficacia complessiva del reparto hardware e di tutti i sistemi, che sembrano essere davvero ben dimensionati e ben armonizzati. Vi ripeto, la sensazione di esplosività di questo smartphone è forse la più impressionante in questo momento nell'utilizzo quotidiano. Fotocamera, vi dicevo, ci sono delle caratteristiche di base assolutamente di altissimo livello, con una resa eccellente quando si scatta in ottime condizioni di luce. C'è forse qualche dettaglio da migliorare quando invece la luce diminuisce. Ripeto, forse una lente più luminosa aiuterebbe molto in ottenere risultati ancora più performanti per questo nuovo Sony XZ Premium. Mi fermo qui allora per questo video e vi rimando alle prossime recensioni. Un saluto da Ivan.